L'autonomia significa meno sprechi. I cittadini campani sono fra quelli che pagano la tassa rifiuti più cara d'Italia per essere in perenne emergenza rifiuti, perché non ci sono impianti, per incapacità regionale, ce lo diciamo, perché se non ci sono gli impianti è colpa dei ritardi della regione. Ogni anno dalla Campania partono 800 milioni di tonnellate di rifiuti che vanno in altre regioni, in altri paesi europei. Cosa significa autonomia? Che si premia la competenza degli amministratori, e quindi se si gestisce a Napoli o a Treviso o a Bari qualcosa che oggi lo Stato fa poco e male e si risparmia, si trattengono a Napoli i quattrini risparmiati. Ecco, è folle che i napoletani, per incapacità di De Luca e dei suoi collaboratori, paghino multe da centinaia di milioni di euro per il mancato smaltimento dei rifiuti. Questa non è colpa di altri. Quindi autonomia significa premiare chi è bravo, e al Sud ci sono tanti amministratori bravi, ci sono tanti sindaci bravi, ci sono dei governatori bravi, e c'è qualcuno che invece chiacchiera e lascia la monnezza per strada e milioni di ecoballe non smaltite da una vita. Il problema della Regione Campania è che era fino a pochi mesi fa una delle ultime in Italia per capacità di spesa dei fondi europei, quindi il problema spesso non è che mancano i soldi, il problema è che o non si spendono o si spendono male. A proposito del PNR e di infrastrutture, le regioni del sud hanno ben più della metà dei fondi stanziati, 34 miliardi di euro su 61, soprattutto su ferrovie e anche parzialmente sui porti. Noi proponiamo il mare bonus, come c'è per altri, e la portualità, lo sviluppo di porti e retroporti è assolutamente fondamentale. Buon Dio ha messo l'Italia in una situazione di vantaggio in mezzo al Mediterraneo, dobbiamo intercettare container che altrimenti vanno ad Amburgo e a Rotterdam, possiamo farlo, ripeto, se si spendono bene i 34 miliardi di euro per il sud, per le infrastrutture, sarà qualcosa di fantastico, l'importante è spenderli bene. Ma la Lega ha già opzionato il Ministero? Diciamo che Edoardo Rixi ha fatto benissimo il Vice Ministro delle Infrastrutture, penso che potrebbe fare benissimo anche il Ministro dei Trasporti, con un occhio particolare al mare, perché va bene la rotaia, il ponte sullo Stretto di Messina, l'alta velocità, la dorsale adriatica, però noi abbiamo delle autostrade del mare che potrebbero essere sfruttate domani mattina inquinando di meno.